Ciao ragazze, oggi finalmente mi è arrivato il pacco Ecco Verde, eccolo qui. Ho ordinato i prodotti l'11 maggio, la festa della mamma, perché c'era lo sconto del 10% su tutto il sito. Ci ho messo un po' per arrivare perché alcuni prodotti, un paio di prodotti non erano disponibili, quindi insomma ci ho messo un po', però dal momento della spedizione ci sono voluti 4-5 giorni lavorativi. Non ho pagato le spedizioni perché con 39,95 euro circa sono gratuite. Ho preso l'acqua micellare dell'Avril. Io, siccome sto finendo quella lì della Sobio all'aloe, avrei voluto provare quella alla calendula. Che però purtroppo non so se avete fatto caso, ma sul sito di Ecoverde momentaneamente non è più disponibile la Sobio, purtroppo. Sulla pagina Facebook di Ecoverde Italia, se scorrete un po', ci sono scritti i motivi, insomma, hanno avuto dei problemi e per il momento è sospesa la vendita e quindi mi sono, siccome ne avevo bisogno, ho ripiegato su questa di Avril. Questa è la nuova confezione, simile a quella della Sobio, è anche questa all'aloe, se non sbaglio. L'hanno fortunatamente sigillata bene, infatti non è uscito acqua per niente e speriamo sia efficace tanto quanto quella della Sobio che mi piaceva tanto. Vedremo, non so, costa meno rispetto alla Sobio, almeno quella alla calendula, perché costa questa 7 euro, 7,19, insomma. Comunque vi inserisco tutti i prezzi qua sotto. E niente, sono 500 ml, anche questa scadenza 6 mesi. Aspetto ad aprirla, finisco totalmente quella della Sobi e poi aprirò questa. Poi due prodotti per quanto riguarda i brufolazzi, quei malefici brufolazzi che appaiono soprattutto nella fase pre-ciclo e ciclo, e siccome non ho nulla di specifico, ho voluto provare questa saponetta della CMD al tea tree oil. Ero molto indecisa tra questo e l'olio purificante, il gel, no, il gel purificante se non sbaglio, che è anche quello al tea tree oil e tante altre cose che tra l'altro mi aveva consigliato una ragazza sotto un mio video. Solo che costava 8 euro e qualcosa e insomma era troppo per il mio budget, visto che volevo prendere altre cose. E quindi ho pensato, prendiamo questa qui che costa poco, circa 2 euro, sono 100 grammi e me ne aveva parlato bene anche una ragazza su Facebook. Io di solito non uso le saponette per il viso, però è giusto per quei periodi, vi ho detto, per la fase pre-ciclo e ciclo in cui insomma ci sono quei malefici brufolazzi e insomma, per un po' contrastarli. Ha il tea tree oil, ma anche il miele e anche olio di avocado, e quindi sul sito di Ecoverde proprio diceva che è adatta anche per le pelli sensibili e delicate. Quindi questa è, vi farò sapere. Ovviamente la dividerò a metà o in quattro, così durerà. Non c'è scritta la scadenza, ma essendo una saponetta, presumo durerà un bel po'. Sempre per quanto riguarda i malefici brufolazzi, ho voluto prendere questa maschera dell'HD al Neem. Il Neem è molto efficace per i brufoletti, per le impurità, per i brufoli, eccetera. Questa però non è, c'è solo Neem, ma ci sono altre cosine molto interessanti. Vi metto, ecco qua, qua i linci, ci sono tante altre cose interessanti. Questa maschera costa un botto perché sono 50 grammi e se non erro costa circa 10 euro. Ne ho approfittato dato che c'era lo sconto del 10% perché, mazza, spero che sia validissima perché altrimenti, perché per quanto costa deve essere valida. Tra l'altro è indicata proprio per le pelli da normali. C'è scritto in tedesco, ah, eccolo qui, normal to oily skin, quindi comunque non dovrebbe essere una maschera troppo aggressiva, ma dovrebbe andare bene anche per le pelli delicate. Ovviamente da fare sempre, come vi ho detto, in quei periodi in cui ci sono più brufoli, non sempre, ecco, una volta al mese, anche perché poi ho anche l'olio, l'acqua, ho anche l'acqua di rose della CMD, quindi magari faccio un mix e vediamo se sarà efficace, come tutti dicono, perché ho sentito veramente recensioni entusiaste di questo prodotto. Poi un altro prodotto della skincare che volevo provare veramente da tantissimo è la famosissima Konjac Sponge.
Che costa anche questa tantissimo, cioè questa spugnetta microscopica. Io sinceramente dai video pensavo fosse un po' più grande, in realtà è piccolina, poi magari sapete che è dura, proprio durissima, però una volta bagnata con l'acqua calda diventa morbida, si passa sul viso in teoria con detergente o senza detergente, insomma dovrebbe far bene alla pelle, diciamo così. E io ho preso quella per pelli delicate, quindi per pelli sensibili e delicate all'argilla rosa, perché non volevo comunque poi aggredire troppo la pelle. È stranissima, è praticamente fatta così. Fatemi sapere se l'avete provata. Ci sono pareri discordanti, c'è chi la ama, c'è chi la odia, chi è inutile. Troppo carina. E io ho intenzione di utilizzarla la sera, prima di andare a dormire, ma anche da sola, senza nessun detergente, quando non sono truccata, boh. Fatemi sapere se avete consigli sull'utilizzo e soprattutto sulla manutenzione, quindi sulla cura. L'unico prodotto di make-up preso, sono stata brava con il make-up, ho preso principalmente prodotti per la skincare, è la BB Cream di Benecos. Curiosissima veramente di provarla, questa è la confezione. E costa 6 euro circa sul sito. Sono solo 30 ml, quindi piccolina, ma va bene. Mi preferisco comunque le confezioni piccole, così da poterle sfruttare. L'ho voluta prendere per quest'estate, così da alternarla ai miei fondotinta, ai miei, insomma, al fondotinta in polvere che io utilizzo d'estate, che è quello di Bare Minerals. E speriamo bene, perché io ho anche il fondotinta liquido di Benecos, di cui vi devo ancora parlare, che non fa per me, diciamo così. Lo voglio testare ancora un po', però non fa per me quel fondotinta. E quindi speriamo bene. Ovviamente ho preso la Fair, che è la più chiara. Ah, c'è scritto qui, la Fair. È abbastanza liquida, quindi meno male. Non è come quella coprente di Sobio, che invece è compatta. Questa è la colorazione, che a me sembra un po' giallina. Mannaggia. Vedete? Sì, mi sembra un po' giallina, però sì, un po' più, no, più neutra comunque che giallina. Sì, dovrebbe andare bene. La vedo un po' scuretina. Dai, non puzza, perché il fondotinta liquido, mamma mia, puzza quel fondotinta liquido lì di colla vinilica. Sulle mani non mi dispiace. Buon profumo, dai. Sulle mani non mi dispiace. Come coprenza, almeno sulle mani, la vedo media. È 8 in 1. Ormai queste BB cream fra un po' ci porteranno anche il caffè a letto, perché 8 in 1, 10 in 1, cioè fanno tutte queste BB cream. No, come colore mi sembra giusto, perché comunque almeno sulla mano si è uniformata bene. Certo, bisogna vedere poi sul viso e soprattutto bisogna vedere se non si ossida, speriamo bene. E vi farò sapere. Per arrivare alle spedizioni gratuite ci ho buttato dentro due prodotti, uno che volevo provare già dallo scorso ordine, che è l'asciugamano degli Akamuti, che è un asciugamano in cotone bio e costava 4,99 euro, poi avendo anche lo sconto, insomma, ne ho approfittato. Mi serviva proprio un asciugamanino per il viso, esclusivamente per il viso, da utilizzare. Bello morbido, è abbastanza morbido, dai. Anche se me l'aspettavo più morbido, sinceramente. È abbastanza grandicello, eccolo qui. Ed infine ho voluto prendere il Badger, i famosissimi burro cacao di Badger, e l'ho preso al ginger and lemon, quindi zenzero e limone, perché sto finendo quello della Viviverde Coop, vedete? Ormai è quasi finito. E per cambiare un po' ho voluto prendere questo qui, che è famosissimo. Ecco qui, volevo sentire il profumo, un buon profumo, anche se è comunque delicato. E basta, mi ha messo tre campioncini all'interno, perché li ho richiesti. Sapete che su Ecoverde li dovete richiedere, se loro ce li hanno ve li mandano. La pasta all'ossido di zinco della Bio Bio Baby, che io ho già provato e che è fantastica per le irritazioni, per le cose, è favolosa. Poi della Veleda una crema mani al melograno, sempre utile, anche se sono piena di creme mani, vabbè. E
E della Martina Gebhardt, una lozione, se non sbaglio, al shea butter, quindi al burro di karité forse. Questi sono stati tutti i prodotti che ho preso dal sito di Ecoverde. Fatemi sapere se volete una recensione in particolare, un video in particolare, qualsiasi cosa. Grazie per avermi seguito e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!